Ancora insieme, dunque stamattina vogliamo parlare di un argomento che tocca le vite di ciascuno di noi. Nello specifico vogliamo parlare di intelligenza artificiale e lo vogliamo fare con un ospite d'eccezione perché siamo collegati telefonicamente con Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Buongiorno Eccellenza, ben trovato. Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci ascoltano. Grazie, ecco. Grazie per essere con noi. Magari può sembrare strano, ecco, parlare con un vescovo di intelligenza artificiale, invece no, perché la Pontificia Accademia per la Vita, tramite la sua persona, ecco, si è resa protagonista della firma di un patto con le altre religioni abramitiche di un manifesto etico appunto per l'intelligenza artificiale. Ecco, le chiederei subito, Eccellenza, qual è il senso di questo documento e perché la firma arriva proprio oggi, in questo 2023, all'inizio di questo 2023? Sì. Dunque, faccio un po' di storia, perché in realtà il tutto nasce nel mese prima che scoppiasse il Covid, quando a Roma, era il febbraio del 2020, assieme a due grandi istituzioni tecnologiche come Microsoft, IBM e poi la FAO, si decise di scrivere un manifesto perché tutta la strumentazione dell'intelligenza artificiale non dimenticasse la centralità della persona umana, anzi di tutti gli uomini. Queste nuove tecnologie possono creare certamente cose straordinarie e già in qualche modo noi, anche solo attraverso i telefonini, certo, ne usufruiamo, ma possono altresì creare dei mostri. Pensiamo ad esempio alla manipolazione genetica, pensiamo al controllo facciale, pensiamo a tutti i dati che rischiano di chi li possiede di schiavizzare chiunque. Ecco allora l'urgenza che è partita, io lo ricordo con molta nettezza, dallo stesso presidente di Microsoft, il successore di Bill Gates, il quale venne da me a dirmi: noi abbiamo bisogno di una dimensione etica per impedire che la tecnica trasformi l'umano, guidi l'umano. E allora facemmo questa Rome Call, che è un manifesto appunto che impegna tutti a rispettare la centralità della persona umana. In questa prospettiva noi abbiamo pensato fosse importante coinvolgere anche le altre religioni, perché c'è un problema etico che man mano deve prendere le coscienze sia di chi è all'origine di questa tecnologia sia di chi la usa, proprio per evitare che l'uomo venga macchinizzato, se così potessi dire, e noi invece dobbiamo umanizzare la tecnica. Ecco, questo è il cuore, diciamo, di questa iniziativa che vede la Pontificia Accademia per la Vita come, come dire, una serva, ecco, si mette al servizio di questa crescita di una cultura morale nell'interno degli algoritmi. E noi abbiamo creato una parola che, per contrastare la dittatura degli algoritmi, cioè l'algocrazia, abbiamo creato una parola che il Papa ha ripetuto, di algoretica. Ecco, questo è, diciamo, è il senso profondo. Ovviamente tutto ciò deve ancora continuare, sia nel campo delle religioni, e noi ad esempio nel mese di agosto pensiamo di andare in Giappone a Nagasaki, dove la tecnica fece esplodere le prime bombe atomiche, per coinvolgere tutte le altre religioni mondiali a sostenere che la tecnica non deve distruggere, deve edificare, non deve, come dire, rendere il mondo un deserto oppure una dittatura della materia,
dell'economia, ma deve appunto invece servire per rendere più umano la convivenza umana. Ecco, eccellenza, sì, sentiamo anche l'eco di ciò che diceva Papa Giovanni XXIII ormai 60 anni fa, ecco, quando quella crisi dei missili un po' stava per far ripiombare l'intera terra in una guerra nucleare che poi, ecco, al giorno d'oggi fa ancora parlare. Quello che le vorrei chiedere, ecco, perché le grandi religioni, abbiamo parlato di religioni abramitiche, dunque quelle che in qualche maniera hanno anche una base comune con il cristianesimo, in quale maniera possono contribuire anche a innovare il digitale, a ripensarlo, a ripensare l'intelligenza artificiale che è materia di tutti i giorni? L'abbiamo, ecco, lei ha citato anche i telefonini, gli smartphone, è un qualcosa che abbiamo tra le mani quotidianamente. Sì, ecco, io credo che le regioni debbano trovare un compito nuovo in questo mondo contemporaneo che è lacerato da conflitti, da guerre, da lacerazioni. Le religioni, proprio per il fatto che hanno una dimensione trascendente, fanno comprendere meglio il limite dell'umano. Noi non possiamo essere dei padri eterni, siamo tutti poveri uomini e povere donne, e allora possiamo aiutare tutti, sia gli uomini credenti ma anche chi non crede, che se lasciamo morire Dio, poi lasceremo morire anche gli uomini. Ecco perché le religioni è bene che si sentano coinvolte in questa prospettiva di educazione morale e religiosa del mondo intero. Non possiamo stare fuori di questo nuovo campo che invade la vita quotidiana di tutti noi. Ecco perché è importante, che le religioni si alleino tra loro e assieme aiutino tutti a alzare gli occhi verso il cielo e a dire che l'uomo è una creatura di Dio e noi dobbiamo rispettarla nella sua vita. È un compito importante. Voglio citare... Sì, voglio citare tre punti qualificanti del documento, eccellenza: tutelare il primato dell'uomo, educare i giovani alla tecnologia, incentivare la dimensione giuridica, provando, ecco, anche a immaginare, potremmo dire così, una sorta di governance internazionale anche sotto l'egida delle religioni, perché no? Ecco, voi siete stati ricevuti da Papa Francesco in udienza, che ha apprezzato il lavoro svolto e ha detto che la vita non può essere decisa da un algoritmo. Secondo il Papa, a cosa deve tendere l'intelligenza artificiale? Ma l'intelligenza artificiale tanto è un nome un po' equivoco, perché l'intelligenza umana è un'altra cosa. Certo. Così per convenzione abbiamo detto questo, ma il Papa insiste nel dire che, attenzione, la tecnica deve servire a farci sviluppare tutti, per esempio ad evitare che ci siano una parte della popolazione che si arricchisce e un'altra che viene scartata. La tecnica non può approfondire le disuguaglianze, la tecnica non può rendere, come dire, alcuni signori e altri scartati. Ora, e questo richiede appunto un accompagnamento continuo, non una volta sola per tutte. Questo per Papa Francesco è uno dei nuovi, come dire, dei campi in uscita. Ecco, dobbiamo uscire in questo nuovo campo delle tecnologie emergenti e convergenti, e perché non siano lasciate a loro stesse. Mi ricordo, per farci un piccolo esempio, quando il presidente di Microsoft mi venne a trovare la prima volta, lui mi disse: vede, Don Vincenzo, monsignore, nel nostro centro a Seattle siamo 50.000 ingegneri. Solo ingegneri, non c'è un moralista, non c'è una dimensione religiosa, non c'è un filosofo. Come facciamo noi a creare delle strumentazioni senza avere
una visione umanistica del pianeta, della vita e del futuro. Abbiamo bisogno del vostro accompagnamento per capire quando noi deragliamo o possiamo deragliare. Ecco perché allora l'etica. Lei accennava il discorso educativo, ma immaginiamo cosa vuol dire questa strumentazione tecnica in mano ai nostri adolescenti. Certo. In mano ai nostri giovani. Allora, ma la stessa televisione Padre Pio, la vostra, che svolge un servizio eccellente. Grazie. È guidata da una dimensione etica educativa. Ecco, questo moltiplichiamolo anche per le grandi tecnologie. L'ultima domanda che le vorrei fare, eccellenza. Secondo lei dove arriverà l'intelligenza artificiale? Ci saranno dei limiti? Assisteremo ad una, come dire, ad un'olocrazia imperante? Ci dica qualcosa da questo punto di vista. Il rischio è molto alto. Si parla di postumanesimo, di transumanesimo, si parla di uomo potenziato, di microchip del cervello che possono trasformare la vita, si parla di, appunto, di interventi nel genoma umano, per cui con la nuova tecnica si possono creare, no, vogliamo uomini tutti quelli, e li costruiamo. Cioè, lo scenario è davvero preoccupante. Ecco perché è urgente intervenire e far comprendere che l'uomo è sempre una creatura, non è il creatore dell'umano. L'uomo è il signore del creato e non il padrone che può distruggerlo e trasformarlo a piacimento. Ci sono delle colonne d'Ercole che non dobbiamo superarle. E faccio un altro esempio. Con il riconoscimento facciale, chi ha i dati può schiavizzare tutto. Basta bloccare, ad esempio, le carte di credito di quelli che sono intercettati e sono diventati nuovi schiavi della contemporaneità. Ecco perché è importante allora che la coscienza, la consapevolezza di tutto questo venga accompagnata anche giuridicamente da regole che costringano tutti ad osservarle. Analogamente a come è stato fatto con il nucleare, la distruzione che il nucleare può provocare ha spinto i governi a fare degli accordi. Ugualmente, la distruzione del clima ha spinto i governi a fare degli accordi. Poi hanno partorito un topolino, quello che si vuole. Però anche in questa terza ondata delle nuove tecnologie, e dobbiamo trovare delle regole che ci aiutino ad evitare la distruzione sia dell'umano sia della creazione. E allora io voglio riprendere quello che è stato il suo auspicio per chiudere. Come c'è stata una Parigi per il clima, dovrebbe forse esserci una Parigi per le nuove tecnologie. E stamattina ne abbiamo parlato, è un tema davvero molto molto interessante. Io la ringrazio per essere stato con noi e speriamo di risentirci presto, anche per avere dei risvolti, speriamo positivi da questo punto di vista. Grazie eccellenza. E auguri a tutti voi. Grazie. E viva la televisione Padre Pio. Grazie, mi grazie. Permetta. Grazie eccellenza, grazie di cuore, grazie. E allora restituiamo la linea alla regia e poi ritorneremo ancora insieme con il nostro Just Today.